La nuova Lucchese che torna nel professionismo dopo 3 anni di purgatorio stenta a prendere forma. Domani il presidente Bacci, alla vigilia della partenza per il ritiro di Coreglia, previsto sabato mattina, proverà a spiegare in una conferenza stampa che si preannuncia decisamente calda i motivi di questo ritardo. Ieri una delegazione di tifosi si era radunata allo stadio e ha preteso un incontro con il direttore generale Giorgio Rosadini. Chi era presente parla di un confronto dai toni molto accesi e non è escluso che domani la temperatura salga ulteriormente. E fra società e sportivi c'è un altro fronte aperto. Nel dicembre 2011 nasce Lucca United, uno dei primi esempi concreti di azionariato popolare in Italia, che nel luglio dell'anno successivo acquista dal Tribunale di Lucca nome e logo della S. Lucchese Libertas 1905, dichiarata fallita 9 mesi prima e, unico caso in Italia, li concede in comodato d'uso gratuito alla società cittadina. L'obiettivo degli oltre 400 soci era riuscire ad entrare prima possibile nella stanza dei bottoni, richiesta sempre respinta al mittente. Peccato che, proprio in questi giorni, il trust dei tifosi sta per entrare nel board di 2 società di Lega Pro. Carrarese, operazione sponsorizzata da Gianluigi Buffon, socio forte Mi dei faceva Marmiferi, piacere, e ecco, Barletta, dove, fare. ironia del destino, il presidente è quel Giuseppe Perpignano che un anno fa è stato ad un passo dalla Lucchese, ma i soci di allora gli preferirono all'ultimo tuffo l'attuale presidente Andrea Bacci. Che cosa è cambiato in questi 2 anni?